Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Mohamed Morshid, il vincitore della Strafoligno 2018. Per Morshid è un po' in ritorno nella città che l'ha visto crescere atleticamente, quindi credo, Mohamed, una bella soddisfazione vincere in questo. Direi proprio di sì, perché io ho iniziato proprio a correre in questo campo qui, mi ricordo i primi tempi, i primi anni, ho iniziato, cioè diciamo che la mia carriera atletica è partita tutta da qui, quindi questa vittoria la dedico a tutta la gente di Foligno e a tutta l'organizzazione, allo staff dell'Atletica Winner, che, a cui voglio veramente un sacco di bene, e anzi la dedico veramente a Fauzio Moroncini. Senti, hai battuto un grande Alessandro Brancato, plurivincitore di questa gara. Fino a metà percorso eravate insieme, poi la svolta quando c'è stata? Dopo il passaggio al settimo chilometro, diciamo all'uscita del corso Cavour, sì, lì ho preso un po' 10-15 metri e poi niente, sono andati ad incrementarsi, ecco, tutto qui. Senti, ora i prossimi appuntamenti
importanti per te? Beh, ora come ora non saprei, perché comunque sono sotto Ramadan, quindi questo mese per me è un mese di digiuno, quindi beh, anche oggi. E cosa devo dire? Beh, vediamo di star bene innanzitutto. Laura Biaggetti, quinta volta per lei qui sulla pista del Santo Pietro, sulle strade di casa, a caldo, che ci dici? A molto caldo direi, no, sono contenta di oggi, purtroppo non sto bene fisicamente, ho avuto molti problemi, e quindi comunque schierarsi sulla linea di partenza è sempre faticoso quando uno non sta al top, però sono molto contenta di oggi, e la manifestazione come sempre è organizzata al top e sono contenta di aver vinto la quinta edizione. Ora cosa ti aspetta? E adesso prima di tutto mi devo rimettere fisicamente e poi preparo i campionati italiani su pista che stanno a settembre, farò il 5.000, quindi abbiamo un po' di tempo per... Poi Foligno ti vedrà impegnata nella mezza maratona? Sì. Penso di sì, anche. È una provocazione. Sì, è una provocazione perché è tutta da vedere, diciamo. Alessandro Brancato, uno dei plurivincitori di questa Strafoligno, quest'oggi si è dovuto inchinare alla supremazia di Mohamed Morshid, però credo Alessandro soddisfatto ugualmente di questa tua prova. Sì, diciamo che ero consapevole del mio stato di forma, ho fatto 2 settimane un pochettino altalenanti, poi sono anche un tipo allergico, quindi non è facile, anche perché oggi ha fatto veramente tanto caldo. Pensavo una prestazione cronometrica migliore, ma dato le condizioni va bene così. Diciamo che abbiamo tirato un po' a testa, la prima parte di gara l'ho tirata io, poi lui mi ha fatto un'azione verso gli ultimi 2 chilometri e ha preso pochi metri che poi sono diventati 100 metri alla fine, e più di questo non potevo fare oggi. Comunque ti rivedremo protagonista a Foligno per la mezza maratona. Quella è una gara che ci tengo tantissimo, anche perché è l'ultima prova dell'anno come campione italiano di società con la mia squadra, è una gara che preparerò sicuramente, sarà l'anteprima per la chiusura a fine anno della maratona che correrò a Valencia. Fabio Conti, atletica winner Foligno, terzo assoluto, meglio di così non poteva andare. Sì, guarda, sono diciamo soddisfatto, era caldo, è stata un po' dura diciamo, però lo volevo a tutti i costi, quindi ho dato il massimo che potevo dare, poi in più l'organizzazione e tutto mi ha dato una carica incredibile, la gente al corso, è stato bellissimo anche l'arrivo, e ringrazio tutti, il presidente e soprattutto Fabio Pantalla, mio allenatore, che è stato davvero eccezionale anche durante la gara, mi ha sostenuto, quindi non posso dire niente, che contento. Sotto sforzo, ma quali sono state le emozioni che hai provato correndo dentro Foligno e poi quando sei entrato qui in pista, il boato che ti ha accolto
al terzo posto. L'arrivo è stupefacente, guarda, la gara va fatta solo per l'arrivo in pista con la platea e tutto. Veramente ti dà una carica incredibile. Sembrava veramente quasi tipo l'Olimpiadi, bellissimo. E poi ho avuto un'altra spinta, ringrazio proprio al pubblico, al tratto al corso verso il 7° chilometro, che passa praticamente all'interno della città, e lì trovi un sacco di, ho trovato una tantissima gente, che qualcuno che anche conoscevo, che mi ha dato una carica enorme, quindi sono riuscito a riprendere le energie e arrivare agli ultimi 3 chilometri, ecco. A ottobre Foligno ospiterà la mezza maratona, un altro bel appuntamento credo a cui guardi già da adesso. Sì, per me è un altro traguardo, diciamo, perché ho iniziato proprio con la mezza di Strafoligno l'anno scorso, e ho iniziato a correre da 2 mesi e ho fatto un tempo di 1:14, e quindi quest'anno punto ad andare sotto 1:10 se riesco, quindi proprio a stravolgere il personal best, diciamo, il tempo personale. Benedetta Rossi, splendida seconda assoluta alla Strafoligno 2018, una seconda parte di gara, Benedetta, strepitosa. A metà gara eravate in 4, poi sei giunta alle spalle della Biagetti solitaria. Della Giorgi, la Biagetti era avanti. Ma tu non sei seconda? Sì, pensavo durante la seconda parte della gara. No, sono felicissima perché volevo fare il tempo, però si è rivelata una bella gara, stimolante, quindi avevo vicino la primi 5 km tutte ragazze forti, quindi sono state molto d'aiuto per mantenere il ritmo. Nonostante il caldo sono felicissimo, non ci credevo neanche io. Senti, quando è che ti sei decisa ad allungare e hai lasciato la compagnia delle altre? Verso il 1500 ho detto dai, ormai è più corto degli allenamenti per la mezza, ce la posso fare. Ragionamento è stato questo. Comunque è stato un ragionamento vincente. Eh sì, no, sono soddisfatta, molto stanca, però contenta. Enrico Tortolini, consigliere con delega allo sport del comune di Foligno, sempre presente anche oggi. Enrico, per Foligno un'altra grande giornata di sport grazie all'Atletica Winner. Beh sì, veramente bisogna ringraziarla per come ogni anno organizzano questo evento, quest'anno ancora meglio, oltre 1000 partecipanti a questa gara bellissima di 10 km, oltre 1500 persone alla non competitiva di 3,5 km, quindi significa che la città ha bisogno di fare sport, ci crede molto, in queste circostanze sono sempre presenti. Come diceva prima il presidente regionale della FIDAL, chiaramente adesso dobbiamo andare a coronare questa città europea dello sport, che quest'anno veramente ci sta dando tante soddisfazioni, completando questa pista di atletica. Stiamo cercando, l'amministrazione sta cercando di fare il tutto per poter portare a termine questi lavori. Stiamo chiedendo diversi consigli
e diversi preventivi per quanto riguarda il rifacimento di questa pista. Ci stiamo lavorando, speriamo che entro l'anno riusciamo a fare qualcosa. Credo che questo sia un bel segnale, perché Foligno ha bisogno della pista, è stata una pista storica in cui si sono svolti tanti meeting negli anni passati, quindi credo sia fondamentale riportare l'atletica in pista a Foligno. Sì, anche perché veramente i run sono diventati tantissimi, ma a prescindere da quello, chiaramente è bello vedere la pista fatta in una certa maniera, in uno stadio anche così, dove il Foligno Calcio, come sappiamo benissimo, con dei sacrifici è riuscito anche quest'anno a vincere il campionato, e quindi si prevede proprio veramente un bel centro sportivo qui, con una pista magari rifatta a modo. Sì, guarda, sinceramente ho un po' i brividi, Luca, perché sono entrato in pista, stavo seguendo Fabio Conti, sono entrato in pista, ho visto tantissima gente ai bordi dell'arrivo e mi sono veramente emozionato. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco questi giorni, cominciato già un paio di mesi fa, perché siamo andati dentro tutte le scuole del comune di Foligno per cercare di promuovere la Foligno Run, e quindi ringrazio anche Decathlon, che è sponsor ufficiale, e ci siamo riusciti, abbiamo portato più di 1500 bambini, famiglie qui per cercare di rendere questo arrivo il più pieno possibile, in modo che tutti quelli della competitiva avessero un arrivo degno di nota. In più 1000 partecipanti anche alla gara competitiva, la gara più numerosa in Umbria, un successo. L'altro successo è la vittoria di Laura Biagetti e Mohamed Morshid. Ci tenevamo perché sono due ragazzi che abbiamo cresciuto noi qui su questa pista, hanno iniziato a correre proprio con noi a 10 anni qui, li abbiamo cresciuti, poi ognuno ha preso le sue strade, Mohamed è andato a Milano, vincono gare in tutta Italia, sono tra gli atleti più promettenti d'Italia, e oggi hanno vinto la gara che noi abbiamo organizzato e che noi abbiamo creato. Infatti Morshid, nell'intervista che gli abbiamo fatto, ha riconosciuto quanto tu hai detto, ha detto di essere cresciuto sotto le ali protettive della Winner. Senti, guardando un po' più avanti, l'appuntamento con la mezza maratona, un altro appuntamento importante dai grandi numeri, campionato italiano c'è, non c'è? Sì, adesso ci riposiamo un po' e poi subito dobbiamo ripartire, perché il 21 ottobre dovremo essere perfetti. La federazione ci ha dato l'orgoglio di organizzare per la seconda volta in 3 anni un campionato italiano, una cosa che non è mai successa in Italia, che una città organizzasse un campionato italiano di 10 km e di mezza maratona. Quindi abbiamo una grande responsabilità, cercheremo di essere perfetti come sempre, tra un mese ci rimettiamo al lavoro. Appuntamento 21 ottobre. Mario Ottaviani, presidente della Norcia Run, oggi in gara qui a Foligno, ma con lui, al di là di chiedergli com'è andata, vorremmo sapere cosa si aspetta Norcia, ci aspetta a Norcia con la prossima organizzazione di quel grande evento che è stato nel 2017. Allora, quest'anno facciamo una competitiva, l'anno scorso abbiamo fatto una non competitiva per coinvolgere un po' tutti a venirci a trovare, quest'anno facciamo una competitiva di 10 km e una passeggiata per tutte le famiglie di 3,5 km, al costo di 0 lire per la passeggiata e 7 euro per la competitiva. Ripeteremo il percorso dell'anno scorso, bellissimo percorso in mezzo alla campagna, in mezzo al verde, partenza dal Piazza San Benedetto e arrivo a Piazza San Benedetto, perciò si farà 2 volte il corso. Speriamo di riempire come l'anno scorso abbiamo fatto 1000 presenze. Vi aspettiamo tutti, e veniteci a trovare, forza Norcia. Ricordiamo la data? Il 30 settembre faremo questo evento. L'anno scorso è stata una grande festa per tutti, in primis per Norcia Ravannerina, tanta gente da tutta Italia che vi si è stretta attorno. Veramente è stato un abbraccio da tutta Italia, è stata una festa, un ristoro bellissimo, ci hanno fatto tutti i complimenti, anche qui presente Luca. E speriamo di ripeterci anche quest'anno, sicuramente sì, faremo una bella festa per tutti. Allora ci vediamo a Norcia il 30 settembre. Grazie, grazie, un saluto a tutti.
con questo servizio Sport e Incontri si occupa questa volta della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, appuntamenti per l'assistenza e l'informazione ai cittadini, e ci illustra il tutto la dottoressa Caterina Gaggini, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria. Il progetto dichiarazione precompilata ha debuttato nel 2015 e quindi è al suo terzo anno di età e ha segnato una rivoluzione nei rapporti fra fisco e contribuente, perché appunto è dal 2015 che è l'Agenzia delle Entrate che mette a disposizione del contribuente che vuole presentare la propria dichiarazione quasi tutti i dati per farla. Anche per quest'anno è stata arricchita di ulteriori dati per rendere un servizio sempre più efficiente e semplificare la vita al contribuente. Quest'anno sono state introdotte le spese per le rette degli asili nidi, ad esempio, e le erogazioni agli enti del terzo settore, e è stata arricchita di una nuova funzionalità per integrare e modificare quei dati che eventualmente non siano corretti nella dichiarazione precompilata. Pur rimanendo ferma la possibilità di rivolgere ai professionisti abilitati e a CAF, il contribuente che vuole inviare da solo la propria dichiarazione dei redditi può avvalersi dell'assistenza e delle informazioni che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono pronti a dare nei nostri uffici. Possiamo chiarire ai nostri telespettatori quali sono queste iniziative? Innanzitutto, come dicevo, tutti i giorni negli ordinari giorni di apertura degli uffici sono presenti dei funzionari disposti ad aiutare il contribuente a fornire informazioni e assistenza. In più, nella giornata del 13 giugno è prevista un'apertura straordinaria di pomeriggio sia a Perugia che a Terni dalle 15.30 alle 18.30. A questo punto non ci resta che ricordare chi può presentare la dichiarazione precompilata e quali sono le scadenze. Quando parliamo di 7.30 ci riferiamo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, mentre per quanto riguarda il modello redditi è riservato ai soggetti sostanzialmente titolari di partita IVA e quindi reddito da lavoro autonomo, reddito di impresa. Per quanto riguarda invece le scadenze, per il modello 7.30 c'è tempo fino al 23 luglio, mentre per il modello redditi fino al 31 ottobre. Per chi ancora non lo sapesse, come si può accedere alla dichiarazione precompilata? Le modalità di accesso alla precompilata sono due. Il contribuente può accedere direttamente o delegando un CAF, un professionista abilitato o il sostituto d'imposta. Il contribuente che voglia accedere da solo può farlo tramite le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in particolare Fisco Online, inserendo il proprio codice fiscale, il PIN code e la password nell'area riservata, oppure in alternativa con SPID, con la Carta Nazionale dei Servizi o con il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. I dipendenti pubblici poi possono avvalersi del portale NoiPA. Quali sono i vantaggi del modello 7.30 precompilato? Il grande vantaggio è di avere quasi tutti i dati disponibili per la propria dichiarazione precompilata, con il calcolo delle imposte e dell'eventuale rimborso di cui si ha diritto. Inoltre, se il contribuente accetta la propria dichiarazione, così com'è, senza andare a modificare i dati o ad integrarla, non sarà sottoposta a eventuali controlli di tipo documentale. Da quest'anno inoltre chi vuole modificare o integrare i propri dati può farlo oltre con l'ordinaria modalità modifica in modalità assistita, quindi andando ad inserire nella sezione prima e seconda del quadro E i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili. In questo caso eventuali controlli riguarderanno solo i dati modificati ed integrati, non quelli già presenti nella precompilata. Quali sono i canali di assistenza per la precompilata 2018? Per un'informazione di carattere generale c'è il nostro sito www.agenzieentrate.gov.it, dove è presente un'area dedicata alla precompilata e un servizio di webmail. Ci sono inoltre i canali social e YouTube, dove si possono trovare dei video tutorial. Per l'assistenza specifica sulla propria posizione è possibile rivolgersi al call center oppure venire presso i nostri uffici, dove c'è una postazione self-service, per inviare la propria precompilata in autonomia. È importante ricordare che è prevista un'apertura straordinaria pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30 mercoledì 13 giugno negli uffici territoriali di Perugia e di Terni.
Giulia Dellabina, atleta della CC Runner, ha da poco concluso la sua gara, ma con lei, che è dietista, quindi opera nel campo medico, vorremmo parlare non della sua gara, ma di quello che una giornata come oggi, con un caldo abbastanza afoso, comporta in tutti i partecipanti e negli atleti. Abbiamo visto parecchi casi di atleti appena arrivati, disidratati, proprio in preda a delle crisi, delle grandi crisi. Sì, esattamente, con queste temperature è molto più difficile regolare il bilancio idrico, ma non conta solo la temperatura, anche il tasso d'umidità, che oggi sembra abbastanza elevato. Ovviamente non basta solo idratarsi bene poco prima della gara, ma anche nelle giornate precedenti. Io insisto molto su una corretta idratazione proprio sempre, proprio perché anche gli allenamenti hanno il loro impatto, no? sul bilancio idrico e quindi sulla salute. Perciò, se già partiamo disidratati, una giornata come questa può influire ancora più negativamente. Quindi comunque almeno 3 ore prima della gara bisognerebbe bere almeno 250 ml di acqua, possibilmente minerale, quindi più ricca di sali. E per il dopo gara? Per il dopogara, non appena possibile, integrare subito appunto acqua, possibilmente minerale. Quindi anche chi organizza le gare dovrebbe fare attenzione a questo tipo di caratteristica. E poi subito reintegrare la quota zuccherina. Poi con calma un pasto un po' più completo, diciamo. E la Giulia Dellabina atleta oggi com'è andata? Bene, bene. Io soffro molto il caldo, a proposito. Quindi è andata bene, sono abbastanza soddisfatta. Hai avuto finora bei risultati, specialmente nelle mezze maratone. Questa era un pochino più corta, ma ti sei adeguata lo stesso. Preferisco un po' più le distanze un po' più lunghe, però diciamo che va bene, dai, col caldo qualche distanza più breve ci sta. Gianluca Mazzocchio, presidente dell'Atletica Winner. Niente da dire oggi, Gianluca, una grande giornata di sport, l'abbiamo detto con Fabio Pantalla, numeri strepitosi. L'Atletica Winner oramai è un sinonimo di garanzia a livello organizzativo, nonché a livello di atleti in gara. Sì, guarda, ti ringrazio molto per i complimenti. Devo dire che la squadra, lo staff si impegna moltissimo per queste 2 o 3 manifestazioni che facciamo durante l'anno. Sicuramente è una città che ha ben recepito la nostra voglia di fare bene, quindi come avrai visto oggi c'è veramente, credo, tutta la città che è venuta allo stadio, sia con i bambini che con i passeggini. Questa per noi è la più grande soddisfazione. Poi naturalmente la gara competitiva è stata molto bella, è cresciuta tantissimo e è cresciuta tantissimo anche sotto il profilo della, della professionalità, tanto che mi sembra che i primi 100 hanno corso tutti sotto a 4 a chilometro, quindi credo che sia veramente quello che volevamo. Abbiamo cercato di renderla velocissima, di fare in modo che tutte le piccole asperità siano state cancellate, quindi credo che ci siamo riusciti. Poi vedo tanta festa, tanta soddisfazione, tanti bambini, è quello che veramente volevo. E anche la città credo che abbia risposto bene, anche a livello di pubblico, perché abbiamo visto in molti tratti parecchia gente ai lati della strada ad incitare gli atleti. Sì, questo è vero, noi cerchiamo di fare molto affinché appunto anche la città che non corre sia coinvolta. Anch'io stamattina sinceramente, nonostante devo dire che da qualche tempo la domenica ci siamo abituati ad andare al mare, invece parecchi folignati oggi sono rimasti a Foligno per vedere la Strafoligno, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Per il futuro cosa avete in programma? L'abbiamo detto con Fabio Pantalla, la mezza maratona ormai è l'appuntamento principale. Sì, oramai questo qui è l'appuntamento principale, ci stiamo lavorando da mesi, è un campionato italiano, quindi cercheremo di coinvolgere assolutamente tutti i corridori italiani, ma non solo, vorremmo che anche l'Umbria rispondesse alla grande. Non solo questo, stiamo studiando vari seminari e convegni, perché vorremmo studiare la corsa non solo sotto il profilo atletico ma anche sotto quello scientifico, perché crediamo che comunque sia un fenomeno che crea benessere, e quindi se crea benessere, come dicevano l'altro giorno ad un convegno a Roma, la felicità interna lorda deve aumentare anche a Foligno. E a Foligno credo che però stia aumentando, perché l'Atletica Winner anno dopo anno, mese dopo mese, ha numeri sempre più alti, cresce esponenzialmente in maniera enorme, per cui credo è un lavoro che state facendo molto bene, dai suoi risultati e, come dicevi giustamente tu, ai suoi benefici. Sì, no, sicuramente, e di questo oggi ne vediamo la testimonianza. Antonio Baldaccini, amministratore delegato di Umbria Group, ma oggi lo vediamo in veste di atleta dell'Atletica Winner. Com'è andata, Antonio? È stata una bella gara veloce, l'obiettivo è stare sotto i 48 minuti, 47,50, ma è diventato il mio best personal per questa gara. Poi tu credo che preferisci percorsi un pochino più lunghi rispetto ad una 10 km. Corretto, infatti questo qui per me è un percorso molto veloce, affatica molto, specialmente gli ultimi 2 chilometri sembrano come quelli di una maratona, però speriamo che alla mezza di Foligno, che faremo ad ottobre insieme a Leonardo Cenci, di fare un gran tempo.
Senti, Umbria Group è un partner dell'Atletico Winder. Cosa significa anche per te come amministratore vedere i risultati che sta raggiungendo questa società a cui voi date un bel appoggio? Beh, noi siamo stati ieri a questa società, soprattutto sono stato trascinato dalla parte emotiva del nostro presidente Gianluca Mazzocchio, che è stato in grado di mettere insieme un gran team che veramente sta portando dei grandi risultati. Noi come azienda riteniamo che stiamo facendo l'investimento giusto, perché l'atletica è veramente uno degli sport e, come noi diciamo nel nostro slogan aziendale, lo sport alla vita. E in azienda so che c'è un... diciamo così, un campionato interno per coloro, per i dipendenti che si avvicinano alla corsa e partecipano alle gare. Sì, beh, la sfida più grande è la maratona, per il quale ho dato la possibilità a chi la corre di dargli a loro direttamente, personalmente, 200 euro netti. Oggi siamo arrivati a 5 maratoneti, incluso me, ma speriamo che per la fine dell'anno di avvicinarci ai 10. Quindi vedremo presto un Umbra Group Team in gara. Beh, oggi c'era un gran Umbra Team in gara, c'erano tantissime persone, ma oramai la collaborazione con la Winner penso è così forte che continueremo veramente a fare grandi successi insieme. Paolo Bracardi della Podistica Volumina Sericap sabato scorso ha organizzato la corsa dello scopetto a Castelnuovo, quest'oggi ritorna in veste di atleta, com'è andata? Ma devo dire che è andata bene, considerando che venerdì ho fatto la gara dei Todi, quindi pensavo peggio, è andata benissimo. Devo dire una cosa, devo fare una precisazione. Mi stanno facendo i complimenti ancora oggi della gara dello scopetto. La riconfermiamo nel 2019 sicuramente. Adesso devo vedere il sabato di che maggio prende, però la gara è riconfermata. Vi aspetto tutti come numerosi. Quest'anno ho fatto 250 iscritti, tutti amici di Paolino. Significa che a Paolino gli vogliono bene e Paolino fa per gli altri, gli dà una grandissima mano. Sono contento, soddisfatto e vi aspetto al 2019 gara dello scopetto. Castelnuovo di Assisi. Grandi! Alessandra Emanuela Nebbiolo, Assisi Runner, mamma e figlia. Chi è la mamma e chi è la figlia? Io la mamma. Allora, la mamma diciamo che è andata a premio. Sì, quarta di categoria. Una bella gara, via, dai, caldo, però vabbè, ci sta. Foligno è sempre molto ospitale. E che dire, dall'anno scorso un bel miglioramento, io. Invece Alessandra? Io ventesima di categoria, under 40, e è andata bene perché comunque sotto 50 minuti l'ho fatta in 48 e rispetto all'anno scorso è andata bene, è caldo purtroppo, tanto caldo. Comunque questa lotta in famiglia chi è che la spunta? Tra mamma e papà se la battono, eh? Sì, ti mettono sotto. Sì, mi mettono. Adesso mi avvicino piano piano, eh? Piano piano. A passetti. Vi allenate insieme, correte insieme? Insieme, quasi tutti i giorni, o in pausa pranzo oppure la mattina presto, all'alba. Fino adesso, se si riesce, via. Che tipo di gare preferite? Io le veloci, 10 km, 12. Anch'io, 10-15. Ho fatto la prima maratona di Roma, bella esperienza, però è lunga. Abbastanza impegnativa la maratona. Foligno ottobre avrà una mezza maratona, sì. Quindi ci sarete. L'anno scorso, bel risultato, via. Speriamo quest'anno di migliorare, vediamo un po', ci si prova. Per me la prima mezza la faccio a ottobre, quindi speriamo bene, ci alleniamo con sto caldo. Quindi bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie, via. Grazie. Nando Mismetti, sindaco di Foligno. Lo troviamo qui in pista, sindaco, un'altra splendida giornata con questa trofeo Winner. No, aspetta, no, trofeo Winner. No, no, fammi rifare, ricomincio. Dimmi quando posso. Nando Mismetti, sindaco di Foligno. Oggi qui a Foligno un'altra splendida giornata di sport con questa Strafoligno, quindi Foligno sempre più capitale europea dello sport. Ma diciamo che per noi è una conferma ormai da anni di questa straordinaria iniziativa.
ma dentro il quadro del Foligno Città Europea dello Sport 2018, quest'anno veramente stiamo raggiungendo dei picchi su tante discipline sportive non aspettate. Dobbiamo concludere questo percorso, soprattutto per quanto riguarda questa disciplina, con la nuova pista, perché questo è il coronamento di un grande impegno, non dico dell'amministrazione, ma soprattutto della Winner, del presidente, dei suoi collaboratori che in questi anni hanno fatto di questa disciplina uno stile di vita che sta coinvolgendo gran parte della città, uomini, donne, giovani. Quindi è un merito che noi dobbiamo riconoscerci, dobbiamo arrivare. Ci stiamo lavorando, speriamo di riuscirci nei prossimi mesi. Possiamo dare una scadenza per avere di nuovo Foligno? Anni fa era al centro dell'atletica leggera in pista, quindi possiamo dare più o meno un periodo in cui sapremo Foligno ha di nuovo la sua bella pista. Posso dire che il nostro obiettivo è che la prossima Strafoligno si concluda sulla nuova pista, questo è il nostro obiettivo. Poi il prossimo anno, se non sbaglio, anche lei terminerà il suo mandato, quindi sarebbe un ulteriore premio alla sua attività che in campo sportivo ha dato risultati eccellenti. Sarebbe la conclusione di tanti anni di impegno, certamente. Adesso una battuta, parlando un po' di ciclismo. L'ultima volta che è salito sul palco era per la Tirreno Adriatico, mi sembra, ha detto un altro anno io termino il mio mandato, sarebbe bello terminarlo con Foligno ancora città di tappa. Ci riuscirà Foligno? Stiamo lavorando per raggiungere anche questo obiettivo. Penso che abbiamo tutte le condizioni per rifare un Empling Tirreno Adriatico e Giro d'Italia. Però, come in tutte le cose, abbiamo il tempo per chiudere. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria.